Con oltre 800 presenze e circa 30 operatori, tra agricoltori e piccoli artigiani, l'evento Pane e Mare Natale Slow ha registrato uno straordinario successo. Organizzata da Slow Food Fiumicino con il patrocinio del comune, la manifestazione ha voluto mettere in risalto l'agricoltura locale e la sua produzione. Molti gli imprenditori agricoli che hanno aderito all'iniziativa con l'obiettivo di vendere, ma soprattutto di farsi conoscere dai cittadini e dai tanti romani accorsi alla splendida Villa Guglielmi per trascorrere una giornata all'insegna della conoscenza dei migliori prodotti del territorio di Fiumicino. Percorsi degustativi di vino ed olio, prodotti da forno, confetture, marmellate, formaggi, cereali, verdure di stagione, insaccati e tanto altro ancora per allietare i palati più sovraffini. Oltre all'agroalimentare, anche prodotti naturali di bellezza e per l'igiene del corpo, piante e decorazioni floreali e numerosi oggetti e idee regalo in ceramica o, per gli amanti dell'ambiente, in vetro riciclato. Insomma, ce n'è stato per tutti i gusti, soprattutto per i più piccoli, i quali hanno imparato giocando. Molti, infatti, laboratori didattici per i bambini, dalla realizzazione di biscottini al cioccolato, passando per il cucito creativo, fino al laboratorio dedicato alla nautica, attività particolarmente cara a Fiumicino. E anche per i più grandi non sono mancati momenti di interesse, con percorsi di degustazione e assaggi, per non parlare del gradevole quanto sorprendente laboratorio di accostamento tra birra e cioccolato. Massimo, come ti è venuta l'idea di fare una birra al cioccolato? Colpa di Luigi, perché con lui facciamo sempre degli esperimenti. Siamo partiti con la gelatina e siamo arrivati con la birra al cioccolato. L'idea è nata dopo l'aver scoperto delle chocolate stout inglesi. Da lì abbiamo detto, invece di usare il malto che dà il sentore del cioccolato, perché non usare proprio il cioccolato? E da lì è nata l'idea. Gettonatissimo anche lo stand degli spiriti più bollenti, con grappe e brandy made in Lazio. Il brandy è, diciamo, la più nobile delle acquaviti perché di tutte quante praticamente richiede una procedura più lunga che quella dell'invecchiamento. Il brandy, si differenzia dagli altri, diciamo, distillati perché sostanzialmente è un'acquavite di vino, non di vinaccia, ed è invecchiata dai 12 ai 24 mesi in botti di rovere. In questo caso, quindi, assume il distillato che è trasparente alla distillazione, assume i colori appunto tipici della botte e del tannino. Infine, anche le arti visive hanno fatto la propria parte. Un'intera sala della villa è stata dedicata ad una mostra tematica su Fiumicino e il suo litorale. Quadri e foto per valorizzare il territorio e le sue risorse, dal mare alle spiagge, dalla pesca al paesaggio nel suo complesso. Interessante anche l'esposizione fotografica dei volti dei bambini dell'Afghanistan. Quest'ultima in particolare è stata realizzata per sensibilizzare verso la povertà e la sofferenza di questi bambini, così come di tantissimi altri nel mondo. Del resto, Slow Food è anche questo.